La quarta giornata in Serie D vedrà il clou a Pineto, perché al Mariani Pavone scende la capolista Trastevere, che finora non ha sbagliato un colpo, facendo filotto e bottino pieno con San Benedettese, Notaresco e Tolentino. I biancazzurri di Pomante, dopo l'iniziale sconfitta di Castelnuovo, però sono rientrati subito in carreggiata e lo hanno fatto con 6 reti e nessuna subita contro Monte Giorgio e Aurora Alto Casertano. Un cammino da squadra di grande lignaggio, come effettivamente è il Pineto. E adesso la prova del 9 contro i Capitolini, che hanno fatto vedere ottime cose. Match molto molto difficile, perché con questo tempo il campo sarà un po' pesante, però non lo so che mi aspetto da questa gara, anche perché non li ho visti mai loro. Ho sentito dire che sono una grande squadra, 3 partite, 3 vittorie, quindi sarà sicuramente dura, però noi secondo me abbiamo le stesse, se non più qualità dal mio punto di vista, quindi non mi serve una partita, però vedremo domenica. Alle spalle del Trastevere il Castelnuovo, secondo della classe, i neroverdi reduci dal recupero vincente contro il Fano di mercoledì, hanno la trasferta di Castelfidardo. Le prime uscite di campionato hanno certificato quanto la squadra di Guido Di Fabio, anche in questa stagione, voglia fare un campionato di vertice, aspettando di poter tornare nel campo di casa. Bisogna, vediamo in questi giorni come stanno, chi è più stanco, chi è meno stanco, capire, quindi poi decidere in questi giorni se cambiare ulteriormente qualcosa, però questa è la cosa che mi preoccupa meno, perché ti ripeto, perché sono contentissimo dei ragazzi che ho, come si allenano e come stanno in campo e come sono come gruppo proprio anche fuori dal campo, quindi non è un problema. A proposito del Fano, i Granata saranno di scena all'Angelini di Chieti. Sfida questa che verrà all'11 di Alessandro Lucarelli, cercare il primo successo tra le mura amiche, perché nell'unica uscita nell'impianto di casa ci fu la sconfitta contro il Fiuggi. I 3 punti agguantati col Porto d'Ascoli una settimana fa hanno rilanciato le ambizioni di una formazione che punta alla salvezza e poi, chissà, a qualcosa in più. Dall'altra parte ci sarà l'ex Vittorio Esposito, una delle armi più affilate a disposizione dei marchigiani, che tuttavia però finora non hanno iniziato col piede sull'acceleratore. Impegno interno invece per il Notaresco. Al Savini arriva il Vasto Girardi del tecnico abruzzese Prosperi. Dopo lo scivolone col Trastevere, anche la squadra di Epifani, come il Chieti, cerca il primo successo in campionato nello stadio di casa. L'ultimo match in ordine di tempo, quello pirotecnico di Nereto, all'allenatore è piaciuto per 3/4, non la parte finale, nella quale i vibratiani hanno rischiato di rientrare. Ma tutte sono difficili in questo campionato, lo dico dall'inizio, credo che sia un campionato livellato, molto in alto, e quindi sono tutte partite difficili. Venivamo da una partita brutta, abbiamo fatto subito una buona reazione sul campo del Nereto e adesso ci proiettiamo alla partita di domenica, cercando di prepararla al massimo, perché ogni partita è difficile e quindi bisogna prepararla bene. Che Vasto Girardi si attende il mister? Ma la squadra che ha cambiato poco, lo stesso allenatore, ha un'identità ben precisa, giocano bene e quindi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti e a fare una grande gara, perché per vincere bisogna fare una grande gara. E a proposito di Nereto, la squadra di Senigallesi va a Tolentino. Cremisi partiti bene quest'anno, mentre i vibratiani cercano ancora gli equilibri migliori, ed è normale, visto che è un organico costruito velocemente e che non ha avuto troppo tempo per lavorare insieme. E per darci un'identità definitiva dovremmo ripartire da lì. È chiaro che le condizioni fisiche, climatiche e logistiche che incontreremo domani, non so che tipo di partita ci permetterà di fare, però se noi continuiamo a crescere ripartendo dal secondo tempo, credo ci toglieremo delle soddisfazioni. Trentino è molto insidioso, perché è una squadra fisica, dinamica, agonistica, una squadra che ha giocatori di ottimo livello, è una squadra pericolosissima, soprattutto e purtroppo con le condizioni climatiche del terreno di gioco che troveremo domani, che esalteranno a mio parere ancor più le loro caratteristiche. L'unico punto è quello strappato sul campo del Matese, dove si recherà invece la Vastese, unica squadra a non aver mai vinto e mai perso. 3 pareggi per gli aragonesi, che sono vicini all'arrivo di AGA, mediano ex carrarese Ancona e Benevento. Sarebbe un rinforzo di assoluto livello per D'Addario, che intanto cerca il primo squillo da 3 punti.
I campani a quota 2 non se la passano granché e la Vastese, con un Alessandro davvero in condizioni super, ha le carte in regola per tornare dalla trasferta col bottino pieno in tasca.